Vorrei proseguire appunto questo panoramica del mondo della ricerca con Fabio Torre, sempre dell'Università, ma della Sapienza, e anche lui uno dei creatori della prima ora del network di questo bambino che è cresciuto. E appunto sentiamo anche la sua testimonianza, anche perché so che, non so se ne vuoi parlare, però Fabio ha utilizzato comunque il network nel corso di questi anni anche per le sue attività di lavoro nell'ambito dell'università, anche con collaborazioni estere interessanti, quindi magari qualche spunto. Grazie. Sì, è sempre complicato parlare dopo Stefano perché, insomma, diciamo, la sua energia, diciamo, prorompente riempie tutta la sala. E sì, alcune considerazioni, poi vi faccio vedere le cose che abbiamo fatto grazie al Netto Nazionale anche fuori dal nostro paese. E la prima cosa, vabbè, faccio i complimenti perché è stato fatto veramente un lavoro eccellente, insomma, sono molto contento e a questo punto diciamo che non abbiamo proprio scuse, insomma, perché c'è uno strumento che funziona, pieno di dati e quindi dobbiamo assolutamente utilizzarlo e valorizzarlo al meglio. E infatti questo mi rincuora perché mi ricordo una prima riunione in cui partecipavo, durante il network, durante il progetto, io, Stefano De Felici e Stefano Martello partecipammo a una riunione a GBIF a Berlino e venne fuori un dato piuttosto imbarazzante per noi, perché da una parte l'Italia non era in grado di mettere a disposizione alla comunità scientifica internazionale i propri dati di biodiversità. E diciamo, speriamo che questa cosa adesso piano piano migliori. Dall'altra parte però fecero vedere una statistica in base alla quale i ricercatori italiani erano i più attivi a utilizzare i dati di GBIF per le proprie pubblicazioni scientifiche. Quindi noi non condividevamo i nostri dati con gli altri, però utilizzavamo i dati degli altri per fare le nostre attività di ricerca scientifica, il che fu un momento piuttosto imbarazzante per noi, però adesso a questo punto insomma, abbiamo una bella come dire, pacchetto di dati che possiamo condividere. La seconda questione, l'ha detto anche Eleonora prima, è che adesso abbiamo questa grande quantità di dati che secondo me sono dati molto buoni perché sono frutto di, come dire, di raccolta dati di pubblicazioni scientifiche e di collezioni, che quindi sono veramente dati veri, insomma. E quindi per quanto riguarda l'approccio di citizen science, per me è fondamentale il fatto che ci sia dietro comunque ricercatori scientifici che validano il dato, perché altrimenti avere tanti dati non validati può anche quello essere un problema. Quindi l'approccio che noi abbiamo sempre seguito nei nostri progetti di citizen science, secondo me, è vincente. È meglio avere un po' meno dati, ma essere sicuri della provenienza che averne tanti e poi avere difficoltà. Però la questione del dato è che secondo me, e questo mi fa piacere insomma, la presentazione di Andrea Sforzi, è che il dato di biodiversità deve uscire dall'università, deve uscire dai centri di ricerca e lo sforzo che dobbiamo fare è affinché il dato di biodiversità possa essere utilizzato non soltanto dai ricercatori, ma anche da chi ha il mandato istituzionale di elaborare strategie di conservazione, chi deve fare la rapportistica sullo stato di conservazione della biodiversità, chi anche a livello professionale, appunto Eleonora citava valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza, cioè c'è tutto un mondo di professionisti che deve essere educato alla cultura del dato, insomma, per fare le cose seriamente. Quindi a questo punto abbiamo uno strumento che effettivamente sia per funzionalità sia per quantità di dati può essere a supporto di queste questioni. E poi concludo perché grazie all'esperienza che noi abbiamo maturato con Netto Nazionale Biodiversità, io ho trascinato il gruppo di lavoro, sostanzialmente Stefano Martello, Stefano De Felici e altri, in giro per il mondo perché basando su questa esperienza poi abbiamo fatto diventare l'Italia, come dire, il referente dei dati di biodiversità in diversi paesi. La prima esperienza l'abbiamo fatta proprio in Albania, nell'ambito di un progetto prima di cooperazione italiana e poi anche di un progetto di cooperazione europea, sostanzialmente di supporto al governo albanese in vista dell'ingresso in Europea, e noi abbiamo sviluppato con i due Stefani proprio abbiamo chiamato Bayona, che è il Biodiversity National Network for Albania, sempre con lo stesso approccio, cioè digitalizzare esclusivamente dati provenienti da pubblicazioni scientifiche o raccolti insieme in campo con i nostri colleghi albanesi, soprattutto quelli dell'Università di Tirana, e in questo momento l'Italia, grazie a questo lavoro, è effettivamente il referente della biodiversità in quel paese.
E poi non pago di questo, ho esagerato, perché in questo momento, sempre nell'ambito di progetti di cooperazione universitari in questo caso, nell'ambito di un grosso progetto finanziato dalla cooperazione italiana, che si chiama SecoSud, che ha una, diciamo, un respiro piuttosto ampio, perché insomma, diciamo, riguarda l'area del SADC, South African Development Community, e stiamo sviluppando 4 network di biodiversità in Mozambico, e questo è già pubblicato, il Bionomo, Biodiversity Network of Mozambique, e devo dire che devo ringraziare in maniera particolare Stefano De Felici, che l'ho portato giù a Maputo, la capitale del Mozambico, e lui ha fatto dei corsi di formazione bellissimi al personale del Museo di Storia Naturale di Maputo, che è un museo di storia naturale creato durante la colonizzazione portoghese, e che ha una quantità di dati incredibili, che grazie al lavoro di Stefano adesso sono digitalizzati e fanno parte del bagaglio del nostro network. E in questo momento abbiamo una missione in Swaziland, dove andremo a creare il BioSwazi, cioè il network nazionale della biodiversità dello Swaziland, e abbiamo fatto accordi con l'Università dello Zimbabwe per fare la stessa cosa in Zimbabwe. Quindi sostanzialmente questo dà una enorme visibilità al nostro paese a livello internazionale, e soprattutto anche sono occasioni di lavoro per i nostri ragazzi, che hanno la possibilità anche di esportare le loro capacità. E l'ultimo arrivato, che ci tengo perché insomma l'abbiamo fatto anche con il supporto del Ministero dell'Ambiente, ma c'avevamo anche in tantissimi partner, è legato a chi non lo sa, insomma l'anno scorso per la prima volta Roma ha partecipato a un'iniziativa molto bella che si chiama appunto City Nature Challenge, e che è nata un paio di anni fa in California come una sfida fra due città, San Francisco e Los Angeles, l'Accademia delle Scienze della California e il Museo di Storia Naturale di San Francisco, una sfida fra due città che senza premi ovviamente, però la vittoria era a chi riusciva a portare più cittadini in un arco di tempo delimitato a monitorare, a conoscere la biodiversità attraverso questi strumenti informatici, chi mandava più segnalazioni e chi identificava più specie. Questa cosa ha avuto un tale successo che l'anno successivo è stata ripetuta per tutto il Nord America, e l'anno scorso 75 città nel mondo si sono sfidate, comprese Londra, per quanto riguarda l'Europa, Londra, Berlino, Madrid, poi c'era Tokyo, Kuala Lumpur e anche Roma. E è stata un'esperienza molto bella, siamo riusciti a portare anche un sacco di ragazzi. Non siamo arrivati ultimi, ma insomma, diciamo, poco ci è mancato, però tutti i dati che abbiamo raccolto e validato sono andati a confluire nel Network Nazionale della Biodiversità. Quest'anno ci vogliamo riprovare, e quindi vi chiederemo poi di partecipare e darci una mano, diciamo, magari da penultimi riusciamo a guadagnare qualche posizione, insomma. E questo è quanto. Grazie Fabio, perché veramente anche queste sono evoluzioni di cose che abbiamo visto nascere fin dall'inizio e stanno prendendo comunque un'onda sempre più grande e più importante.